Daniele Valle, consigliere regionale del Partito Democratico, oggi ad Alessandria per parlare di sanità e nuovo ospedale. È un iter aperto in tante realtà della nostra regione, come accelerare i vari processi? Qua quello che manca e che chiediamo con forza con Alessandria è sapere quale sarà la strada. Noi abbiamo osservato quello che è capitato nel resto del Piemonte, per esempio nell'ASL di Torino Sud si sono comparate diverse situazioni tramite l'IRES e in base a questo si è arrivati a determinare un nuovo posto diverso da quello che si era scelto prima. In Canavese lo studio dell'IRES ha avuto un'indicazione precisa, ma poi la giunta ha scelto quella che era stata valutata meno idonea. Nel Verbania Cuseo-Ossola si è rimessa in discussione la localizzazione che era stata individuata sempre da IRES e si è deciso di mantenere i due ospedali preesistenti. Qua il comune di Alessandria ha individuato 4 posizioni. Quello che è successo a Torino, per esempio, dove il comune, un po' come Alessandria, aveva proposto una ricca offerta di soluzioni, è stato che poi è stata l'ASL territoriale a scegliere dove realizzare l'ospedale. E la giunta ha cristallizzato la scelta firmando un protocollo insieme al comune di Torino. Qua su Alessandria noi non sappiamo né se vogliono seguire questa strada, ma soprattutto in quali tempi. Ci sono poi altre preoccupazioni, la principale è proprio quella delle risorse, perché i 300 milioni indicati verosimilmente non saranno sufficienti e in ogni caso INAIL non potrà finanziare tutti questi ospedali in Piemonte, e quindi noi chiediamo alla giunta di darci un ordine di priorità. È inverosimile che INAIL, che finanzia circa un intervento all'anno in Italia, finanzi 6 ospedali in Piemonte tutti in una volta sicuramente. E quindi quali sono quelli che stanno veramente a cuore a questa giunta e i primi su cui si vorrà investire? Grazie.